Queste immaginette sono significativi reperti di un'arte popolare e dell'evolversi nei secoli del gusto e delle tecniche di produzione, ma soprattutto rappresentano una preziosa testimonianza del profondo vissuto interiore delle persone. Una forte religiosità impregnava ogni aspetto di vita delle famiglie, connotava i momenti salienti dell'individuo, scandiva le fasi della giornata, fissava la scadenza delle operazioni da eseguire nelle faccende agricole, dava pausa con la festa ai pesanti lavori stagionali. Le immaginette devozionali avevano un posto di rilievo in questo contesto, dal momento che accompagnavano passo passo le persone nella loro esistenza. Venivano contemplate dalle donne incinte per propiziare il parto, poste nelle culle a protezione del neonato, stampate per i particolari accadimenti della vita come comunione, cresima e su fino alla morte con il luttino del trigesimo, attaccate nei vari locali della casa e delle stalle, affisse nelle botteghe degli artigiani e dei commercianti, stipate nei piccoli libretti di devozione. Ci è sembrato quindi doveroso indirizzare la nostra attenzione anche verso questo specifico argomento, secondo il progetto Imago Sanctitatis, che ha per scopo la raccolta, lo studio, la catalogazione e la valorizzazione di queste piccole opere di arte sacra. Riprendendo una iniziativa già sperimentata nell'occasione del Giubileo, dove affrontammo in diverse occasioni temi specifici, gli angeli, il fiore, la natività, e successivamente, nel dicembre 2007, quando venne allestita una mostra antologica, proponiamo ora un argomento assai particolare, legato all'anno galileiano e internazionale dell'astronomia, che sta ormai per scadere. Per questo ci siamo avvalsi ancora dell'aiuto e dell'esperienza di Piombino, che da diverso tempo organizza una mostra biennale di Santini, quest'anno dedicata proprio alla tematica in oggetto. La raccolta dei Santini documenta altresì la passione per l'arte e per la storia, e quindi in ultima analisi per l'uomo, nella sua identità e nei suoi percorsi. Passione nutrita da numerose persone che si dedicano al loro collezionismo. E questo ci sembra segno assai positivo in un mondo che tende a smarrirsi nel vortice del consumismo e dell'uniformarsi a modelli sempre più massificanti, proposti e imposti da centri lontani, molto potenti e capaci di condizionare il singolo individuo. Nella raccolta degli esemplari ci si è orientati volutamente su un'ampia varietà di tipologie, anche su quelle più comuni, nello spirito di voler testimoniare non tanto la rarità e il valore economico dei singoli pezzi, quanto il loro collegamento con l'esperienza di vita degli uomini e delle donne che vi si sono rapportati. Il percorso si articola con 34 pannelli, per il montaggio dei quali abbiamo utilizzato il materiale già esposto quest'anno nella 11ª Mostra Biennale d'Arte Sacra che si svolge a Piombino, alla cui amministrazione rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento. Nei vari pannelli, i santini sono organizzati secondo sottotematiche dell'argomento principale, con alcune preferenze relative all'evento che ha ispirato molta della produzione in tutti i tempi e in tutti i paesi, la nascita del bambino, che è stata accompagnata da prodigiosi segni stellari. Altri sono dedicati alla fine del ciclo umano di Cristo, accompagnata anch'essa da segni particolari. Molti, ovviamente, sono dedicati anche alla figura di Maria, illustrata nei vari aspetti secondo cui è venerata dal popolo. Non mancano infine quelli dedicati agli angeli e ai santi,
rappresentati nell'iconografia tradizionale, devozionale, con collegamenti agli astri. Io ho detto quello che mi dice il cuore vedendo queste cose, che sono cose eccezionali perché esprimono del sentimento, dell'amore, cosa che oggi non esiste più. Si parla di amore e di sentimenti senza sapere del significato, è vero? E allora cosa possiamo fare noi? Niente, subire questa situazione, cercare di... non saremo mai capaci. Che c'è dietro a ognuna di queste piccole opere d'arte? Ci sono alcune delle immagini, quelle fatte in cromolitografia, che ogni colore non è ottenuto la miscela di quattro colori come fanno ora, ma il rosa pallido e il violetto, per esempio, sono due colori standard, ognuno per conto suo. E se ci sono 13, 14, 16 colori, vuol dire 13, 14, 16 passaggi su una pietra incisa solo per quel colore lì. Quindi c'è un lavoro che non finisce più, che oggi... Io sono orgoglioso che mia figlia per Natale mi ha regalato un santino spiegandomi che siccome è tutto intorno, non è il solito squadrato pezzo di carta, tutto è funzionato. Dicendomi, guarda papà, mi dice papà purtroppo perché vorrei essere tanto chiamato babbo, no? Ringraziamo quanti si sono impegnati a sostenere il progetto e ci auguriamo di continuare così un più articolato percorso di rivisitazione e conoscenza di un mondo passato che ha lasciato tracce tuttora emotivamente coinvolgenti pur nella loro semplicità, o forse proprio per questa, sia sul piano estetico che su quello spirituale.